Buonasera a tutti e benvenuti nuovamente anche questa sera, un po' in ritardo, ma ce l'abbiamo fatta. È imminente l'arrivo di Manuel che è in consiglio comunale. Intanto voglio ringraziare l'onorevole Carlo Piastra che nonostante gli avvicendamenti e le riunioni di partito è qui con noi e ci dà il benvenuto. Grazie Carlo di essere nuovamente qui con noi. Grazie a te Mirko, a tutti gli ascoltatori. Scusate il ritardo, ma c'erano un po' di riunioni in giro per la provincia di Bologna. Mi fa molto piacere essere qui con voi. Buonasera a tutti coloro che stanno scrivendo. È un piacere vedere che c'è tanta gente che ha voglia di parlare di politica di Lega. Siamo qui, lottiamo per l'Emilia e anche per la vostra cara Toscana che andrà al voto fra pochissimo. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie Carlo e crepi il lupo, ma cioè, l'obiettivo è lì. È lì a una spanna. I sondaggi ci danno a 2,5 punti dal, tra virgolette, nemico, ma il nemico buono nel senso, nemico politico, cioè il Partito Democratico. E Susanna è lì a 2,5 punti. Quindi, come dice il nostro buon Matteo Salvini, manca sempre un voto per vincere e dovremo andare palmo al palmo a prendersi quel voto per vincere. Grazie davvero, Carlo. Guarda, Susanna è veramente un ottimo candidato, è molto carismatica. Infatti, il PD subito è partito ad attaccarla in maniera squallida Esatto. e deplorevole con quei commenti che veramente classificano, ecco, chi li fa più che lì chi subisce. E credo che da questo punto di vista dimostri anche una debolezza e una paura del Partito Democratico. Credo che la Lega, da questo punto di vista, si debba. Bravissima, Sono la quella paura striscia. lì. Sono la striscia. Quella sprizza lì. Credo che da questo punto di vista la Lega sia pronta, ha tanta gente sui territori che è pronta a darsi da fare, è pronta a assumere anche incarichi importanti e la nostra forza è sempre stata quella di ascoltare il territorio e quindi da questo punto di vista so che saranno fatte le scelte giuste, le idee ce l'abbiamo, i programmi ce l'abbiamo e abbiamo anche le persone. Quindi da questo punto di vista non posso che farvi ancora un in bocca al lupo e so che veramente ci metterete l'anima. E il voto è di tutti. Io l'ho visto in Emilia-Romagna, tutti quanti devono dare una mano. Ognuno di noi è fondamentale Io a convincere sono il venuto suo da voi. amico. Me lo ricordo, anzi, grazie per essere No, venuto lì, che purtroppo. grazie. La famiglia della Lega è questa, ci dobbiamo dare una mano tra di noi, da nord a Noi sud, non facciamo distinzioni noi. è così, ognuno è importante, è fondamentale convincere l'amico, il parente, il cugino, lo zio, il nonno. L'amico al bar, il compagno di classe, bisogna combattere, bisogna lottare perché veramente ogni singolo voto, Quando le distanze sono così strette, così risicate, è fondamentale. Credo che da questo punto di vista voi dovete guardare quello che è successo in Emilia, fare molto meglio e battere il Partito Democratico una volta per tutte, così anche noi finalmente alle prossime regionali potremo dare quel calcio nel sedere al PD e cambiare la storia, perché ragazzi state scrivendo la storia. Quando in regioni come l'Emilia Romagna o la Toscana esiste la possibilità di cambiare dopo così tanti anni la gestione della regione, non è un'elezione che si vede solo a livello nazionale, ma è un'elezione che guarda in tutto il mondo. Io mi ricordo il periodo della campagna elettorale in Emilia Romagna, c'erano numerosi incontri anche con personalità di spessore della politica estera che capitano spesso a Roma. Quando insomma, ci si occupa di tanti temi che sono anche di pertinenza europea e internazionale, tutti guardavano l'elezione dell'Emilia-Romagna dicendo che questa può essere una svolta politica internazionale. E credo che la stessa lettura si possa fare sulla Toscana se riuscirete a fare quello che noi non siamo purtroppo riusciti a fare, però potete scrivere veramente un grandissimo pezzo di storia. Avete una responsabilità e veramente fate tutto quello che potete per portare a casa la Regione Toscana perché sarebbe uno smacco incredibile per il PD e anche, permettimelo, anche se indebolito per Renzi, che rappresenta sempre malamente il Toscano in Italia, invece credo che ci siano tante brave persone. In Toscana tanti ragazzi per bene, non che Renzi non sia una brava persona, per carità, però sicuramente un pessimo politico, invece credo che ci siano tanti bravi amministratori, tanti bravi ragazzi, giovani politici che possono fare la differenza anche per le vostre politiche, per la vostra regione e per tutta l'Italia. Grazie Carlo, ce la metteremo tutta.
E quindi, insomma, avremo bisogno di tutto l'appoggio da parte di tutti, perché, insomma, è una bella sfida e ci Ah, crediamo e ci se vogliamo. mi invitate io vengo, ditemi Sei già quando a arruolato, Valentina. Carlo, che domande? Sei già arruolato, che domande fai? Volantinaggio, tutto quello che serve fare, qualsiasi cosa siamo a Come dice il disposizione. nostro segretario federale, scarpe da tennis e pedalare. È così, è così. Carlo, veniamo ai temi che poi sono più o meno questi. Tu fai parte della commissione parlamentare per le questioni appunto regionali e vorrei un quadro d'insieme da te per queste appunto elezioni regionali. Abbiamo comunque la conferma, sicuramente. Non so se vince Luca Zaia tra l'89 e il 95. Devo scegliere. La percentuale Più o meno, più o meno, 89-95, più o meno, più o meno. potremmo anche scegliere e scommetterci una scena. Poi abbiamo il buon Toti in Liguria e poi insomma la Susanna in Toscana e via via anche le altre regioni che comunque sono alleati nostri di centrodestra, per cui è importante dare il contributo per tutto il centrodestra. Ecco, vorrei un quadro d'insieme da parte tua. Grazie, Carlo. Ma guarda, grazie. Io credo che sul tema appunto della situazione, diciamo così, delle regionali che ci apprestiamo a vedere fra poco, penso sia un dato, mi viene subito in mente a guardare i nomi dei candidati. Lo grande spessore politico di Matteo Salvini, che ha detto: io faccio, nonostante sia il partito più importante, il partito con più peso all'interno del centrodestra, faccio un passo di lato e dico: troviamo la persona che possa far andare tutti d'accordo per vincere nel miglior modo possibile, per avere più possibilità per vincere tutte le regioni. Quindi questa è la prima cosa che noto, il grande passo e la grande intelligenza che ha avuto Matteo insomma, di cercare la scelta migliore per il Di bene di tutto il fare centro-destra. una sintesi, la chiamerei proprio una Bravi. sintesi. Esatto, proprio come è giusto che faccia il leader del centro-destra. Quindi da questo punto di vista, veramente chapeau a Matteo per la sua intelligenza politica. E poi l'hai detto tu, Zaia stravincerà in Veneto perché è evidente la sua qualità di grande governatore. Credo che l'emergenza triste del coronavirus abbia dimostrato che è un grandissimo anche amministratore in grado di fare scelte più delicate. E la Susanna, come ho detto prima, saprà fare sicuramente molto bene. E Toti uguale anche in Liguria. Vedremo in Puglia, che secondo me è una regione molto interessante dal punto di vista politico, perché è una regione in cui le persone, i cittadini, hanno tanta voglia di cambiamento, hanno tanta voglia di emergere, una regione con delle grandi potenzialità, anche economiche e produttive. Penso al turismo, io sono in commissione attività produttive e turismo e credo che insomma, la zona del Salento sia piuttosto conosciuta in tutta Italia per le grandi qualità, insomma, ma ci sono anche tante aziende, tante realtà che hanno voglia di emergere e di lavorare in un clima che sicuramente non è legato a chi ha la testa del partito, che io e te, sia in Toscana che in Emilia, conosciamo bene, perché in certi territori se non hai la testa del Partito Comunista fai fatica a lavorare. E invece credo che ci sia tanta gente che oggi nel 2020 è stufa di queste cose qui, abbia solo voglia di lavorare e di avere la possibilità di poter fare il meglio possibile per la propria vita e per il proprio territorio. Credo che questo sia ovviamente fondamentale. Mi viene da dire per la mia commissione che quello che altra cosa che è emersa, che io francamente ho apprezzato, ecco, come entrano anche le Marche, giusto, Paola D'Antonio, anche le Marche ha voglia di governo Lega, verissimo, anche le Marche è una regione che va al voto, con Acquaroli, se non ricordo male, il candidato di Fratelli d'Italia, e che anche lì ci sarà una grande possibilità. Poi figuratevi, la Marche conosco bene, mio padre vive lì, quindi conosco bene il territorio, anche lì parliamo di un territorio con alta vocazione turistica, con delle grandi potenzialità, e quindi da questo punto di vista è una grande chance. Settembre, che secondo me gli italiani non devono buttare via, chi va al voto non deve buttare via, anche perché è la prima possibilità che hanno per dimostrare quella che è la loro valutazione della gestione anche della triste emergenza che abbiamo avuto, anche perché dobbiamo dare un cambiamento diverso. C'è da dire che io ho apprezzato una cosa delle regioni, non so se l'hai notata anche tu, io l'ho notata e mi ha fatto piacere, che c'è stato un coordinamento tra le regioni rispetto a quello che faceva il governo centrale di tutte le regioni, di tutti i colori, che secondo me è stata molto positiva.
Perché quando delle regioni trovano una sintesi insieme, no? Una sintesi che è più vicina ai cittadini, no? Quando la valutazione si avvicina ai cittadini, non si allontana nel centralismo romano, è sempre qualcosa di positivo. Ecco, io ho notato da questo punto di vista un coordinamento, lo dico da Emiliano Romagnolo, per esempio da Bonaccini, governatore del PD, del Partito Democratico, che ne ha sbagliate tante, ma che sul coordinamento con i nostri governatori, come Fedriga, come Zaia, appunto, sicuramente ha cercato di trovare una sintesi. E credo che da questo punto di vista, al di là di destra e sinistra, quando ci sono delle emergenze di questo tipo, di fronte all'inadeguatezza, permettimelo, di questo governo, la risposta delle regioni, che a volte è stata anche in contrasto rispetto al governo, è stata una risposta positiva perché arrivava direttamente dai cittadini. E credo che questo sia il lavoro positivo. Non può essere un potere che viene portato a Roma piuttosto che a Bruxelles, ma il potere Scusa, deve stare il più vicino possibile dai cittadini. Carlo, se ti interrompo, ci abbiamo il Vai. buon Manuel che è riuscito a Eccolo, arrivare. Carlo. Ciao Ciao ragazzi. Manuel, ciao Manuel. Ciao Ciao Manuel, benvenuto. Scusate il Ciao. ritardo, ma ho fatto un'oretta di consiglio comunale a Cinigiano in diretta. Stavamo parlando Beh, male di te, tra l'altro, per cui. è normale, No. è lo sport migliore. Stavamo dicendo invece proprio questo, che quando la politica è più vicino al locale, quindi dal consiglio comunale in cui tu partecipi, insomma, ti fa onore, ed è più lontana da Roma, da Bruxelles, va meglio, perché parlavamo del coordinamento che c'è stato tra le regioni rispetto al governo centrale e che da questo punto di vista ha visto, no, una collaborazione positiva tra i nostri governatori, penso a Fedriga, Zaia, anche con un governatore come quello, dicevo, del Partito Democratico, che è della mia regione, come Bonaccini, che ha sbagliato molto. Ma che sicuramente è stato un coordinamento positivo perché quando si riporta la politica più vicina ai cittadini, quindi anche sui consigli comunali, sicuramente si fa qualcosa di positivo e si lavora per il bene no, di tutti i nostri cittadini. È andato via Manuel. Ci ha già abbandonato, perché ormai Tornerà. siamo troppo bravi e quindi lui ci abbandona. Tornerà. Ecco. Eccolo. Vabbè, dicevo, va bene che siamo troppo bravi io e Carlo, però ci faceva piacere far due battute con te, Manuel. Carlo è bravissimo. Troppo buono, troppo buono. Manuel, stavamo commentando un pochino con Carlo, che appunto lui è nelle commissioni degli affari regionali, e appunto la questione delle amministrative. E dicevamo appunto che comunque, Che si fa 6 su 6 noi. questa è una bellissima, bellissima visione, insomma, si appunto commentava il fatto che manca sempre un voto per riuscire a vincere, e mai come questa volta siamo vicini all'obiettivo. E parlavamo appunto di Toscana, che siamo a 2,5 punti dal Partito Democratico. Questo non lo dice certo Mirko Carlo Manuel, ma un sondaggio che è uscito sui quotidiani nazionali e locali. Secondo me dopo l'uscita di Eugenio Giani siamo a Siamo 0,5. 2,5 punti avanti. E infatti stavamo commentando proprio l'uscita del candidato presidente del Partito Democratico, Eugenio Giani, nei confronti della nostra Susanna, che insomma è stato Ma io abbastanza guarda, su questo ti imbarazzante. voglio dire, pensa se l'avessi, ero io candidato, avessi detto una cosa così della Boschi, che era, come ha detto, Infatti l'ho scritto in un mio lì. post. Pensa se uno di centrodestra avesse scritto una roba del genere, magari Lui mi viene di in mente. Renzi, no? Cosa ha chiesto l'ergasto? O tipo alla Boldrini, cosa sarebbe successo se uno avesse detto alla Boldrini, Carlo? Mamma mia, guarda, non voglio neanche immaginare, però qui c'è anche un tema che si apre, cioè, vogliamo parlare di cose serie, di politica e smetterla Bravo, con bravo Carlo. queste, perché No. se no ogni volta ci perdiamo in boutade di comunicazione e perdiamo poi il Bravo. senso delle cose che vanno fatte per i miei cittadini. Io credo che se c'è una cosa che dobbiamo imparare da questa emergenza che abbiamo purtroppo subito nei primi mesi di quest'anno, è che la politica ha la necessità di essere trattata in modo serio e puntuale e preciso. Se noi continuiamo a perderci in queste diatribe, non ne usciremo mai. Questo è il mio parere proprio spassionato. Poi Condivido al si 100%. commenta, poi voglio dire, sulla dichiarazione si commenta da sola, è un'idiozia,
che ritornerà indietro con un boomerang a chi l'ha fatta e che rappresenta ovviamente anche non una battuta fine a se stessa, ma probabilmente anche un modo di pensare del soggetto in questione nei confronti ovviamente di chi ha un sesso diverso dal suo, insomma, un pensiero piuttosto arrogante. Però al di là di questo, cioè, secondo me bisogna parlare dei temi, dei programmi, perché è quello che la gente vuole ascoltare, altrimenti arriveremo sempre tardi a dare delle risposte. Settembre-ottobre. Se questo governo invece che chiudersi nei palazzi a fare delle, no, giornate di comunicazione mediatica, in cui perfino i Ma giornalisti avvengono. tu Carlo, sei stato a Villa Gloria Fanfini lì a prendere il champagne, le ambrosie? No, neanche di... Non ti sei Non mi vestito di hanno nascosto, invitato. sei andato... Ah, e se ti avessi invitato? Da uguale, non ci sarei andato. Guarda. Anche perché è in Parlamento che si trattano i temi politici Bravo. e in Parlamento che ci si confronta nelle idee e che si portano le idee, le intuizioni dei singoli parlamentari oppure anche delle categorie che si rivolgono ovviamente a noi in quanto rappresentanti per portare le loro istanze e non sicuramente una villa ostriche e champagne. Ma la cosa che più mi ha colpito, Manuel e Mirko, è stata che mentre una volta, no, tutto quello che faceva Conte sembrava oro colato, ho letto degli articoli anche del Corriere che hanno massacrato questa iniziativa della villa, tra l'altro bastonando i 5 Stelle, tornando al solito discorso, che lì dovevano aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno, invece non si sono fatti solo il tonno, ma si sono fatti il caviale, le ostriche, lo champagne, si sono fatti un po' tutto. Ecco. Grazie Carlo. Manuel, Carlo, mi permettete di salutare una persona che fa un mestiere fantastico e che ci è servita, che è Claudia Bellucci dell'ospedale di Volterra, defazionato dal Partito Democratico e infermiera Ciao Claudia. al Ciao quale Claudia. gli dobbiamo veramente la nostra vita, perché tutta l'emergenza Covid è passata da questi eroi. E il giorno dopo questo governo se n'è praticamente dimenticato. Grazie, Carlo. No, è vero, assolutamente sì. Noi no. Infatti abbiamo lottato e stiamo lottando nelle commissioni per ridare un po' di dignità alla professione. Io personalmente addirittura ho presentato un progetto di legge per riportare un po' di aggravanti, ecco, di pene agli operatori sanitari che spesso purtroppo subiscono violenze all'interno dei pronti soccorsi e degli ospedali, che ci sono situazioni molto molto difficili. Quindi assolutamente la Lega per la tutela degli operatori sanitari è sempre stata in prima linea e credo che questa emergenza, come per il discorso della politica, abbia portato la serietà che deve avere la politica, abbia portato anche l'importanza della professione degli operatori sanitari che spesso lavorano in condizioni difficili, no? Pensiamo quanto esurante già di per sé la professione dell'operatore sanitario, no? Che comunque lavorare in un pronto soccorso sia psicologicamente che fisicamente è qualcosa di molto duro, di molto pesante. Ecco, pensare che ci sono le persone che subiscono aggressioni e che chi fa queste aggressioni non viene nemmeno punito era qualcosa di veramente indecente, su cui noi come Lega, io personalmente con un progetto di legge, ma poi tutta la Lega ci siamo ovviamente esposti, stiamo portando a casa il cambio, no, all'interno della legge, nel senso che abbiamo aggiunto un aggravante di pena per chi commette reati nei confronti degli operatori sanitari. Come Lega abbiamo chiesto anche l'inserimento con un mio emendamento di un presidio di polizia all'interno dei pronti soccorso. Non ci sono mai fondi, non ci sono mai soldi. Magari basterebbe calcolare quanto costa in realtà il lavoro perso degli operatori sanitari a seguito di queste violenze, dell'aver subito queste violenze, quanto costano allo Stato e quanto invece costerebbe mettere due agenti di polizia di presidio fisso in un pronto soccorso, che forse i soldi sarebbe più facile trovarli. Non chiediamo troppo a questo governo perché è evidente che non ci arriva, non può fallire, noi lavoreremo per farlo cadere quanto e prima possibile. Però sicuramente faremo tutto il possibile perché gli operatori sanitari, anche i farmacisti, io sono un farmacista, sono laureato in farmacia, anche i Bravo, farmacisti che sono soltanto la laureati, vediamo dietro la laurea. non molliamo e cerchiamo ovviamente di tutelarli. Bravo. Grazie mille, Carlo. Manuel, io voglio parlare con te perché è notizia di ieri di un
quotidiano economico non certo affine alle nostre idee politiche, che è il Sole 24 Ore, che ha comunicato che l'emendamento del contributo affitto può essere richiesto per i mesi di marzo, aprile e maggio, ma non come contributo economico, ma come credito d'imposta. Cioè, bisogna ancora riempire moduli controllo per avere sta roba. Ti va normale a te? No, allora guarda, io su questo poi te lo ti rispondo qui, poi mi sa che cade la linea, perché veramente... Scusa se mi senti, te lo chiedo a te perché tu hai fatto un emendamento a proposito di questo tema. Sì, su questo. Sì. Guarda, allora vi rispondo a questa domanda, poi secondo me cade la linea, perché dopo un'ora di consiglio comunale, anche le batterie ormai fanno i cellulari che durano poco di batterie, però ti rispondo. Allora, io ci sta provando a risponderci. Proposta semplice: da marzo a settembre l'affitto veniva pagato al 50% dal proprietario, e il 50% mi sa che ha finito la batteria prima. Ma lo pagava solo l'affitto, riduzione del tipo di credito. Sì, posto interessante. Fatto sia come disegno di legge sia emendamento. Ma non si sente. Ma... No, ecco, ora si sente meglio. Adesso sì, adesso ti sentiamo. Vai. Mamma. Allora, ho fatto questa proposta che da marzo a settembre l'affitto veniva ridotto del 50%. Era una proposta intelligente, e il proprietario, ricevendo il 50% in meno, non pagava le tasse su quella proposta. Una cosa concreta, no? Tu a marzo invece paghi 1.000 euro e paghi 500, e il proprietario non paga le tasse sulle 500. Il credito d'imposta lo fai dopo un anno. Nel frattempo, come dico io, è come se ti dicono: c'è il miglior chirurgo al mondo che ti deve operare, però lo facciamo quando sei morto. Cosa te ne serve a te che ti operano quando sei morto? E qui sta facendo la stessa roba. Sai chi l'ha messa la mia proposta? Colau in Villa Dora Panfili l'ha scritta. Però tanto c'è dal partito delle tasse, il partito della crescita felice, cioè noi siamo governati da quelli, oggi c'è il PD e governavate anche noi coloro, sì, ma noi gli abbiamo detto a un certo punto, li abbiamo mandati a casa perché ci siamo resi conto di chi sono, per cui dovete rendervi anche voi conto chi sono, lasciateli, torniamo al voto e vediamo chi vince. Giusto Manuel, confermo. Ragazzi, vi saluto che sta accadendo tutto. Ciao e grazie Carlo, ciao, veramente di cuore. Ciao a tutti. Grazie a te, grazie, Manuel, grazie per l'invito. Ciao. Già andato, ce lo siamo già giocato. È andato, ma direi che è stato bello chiaro. Anche perché ha riportato l'attenzione al tema, cioè la villa, le uniche cose interessanti che sono uscite, al di là delle ostriche e dello champagne che si sono bevuti 5 Stelle e Conte, è stato proprio quello, che gli industriali sono andati lì e gli hanno detto: ma non avete fatto niente, cioè volete fare qualcosa per questo paese? Perché le uniche cose intelligenti purtroppo le hanno detto gli invitati, in cui si sono lamentati del governo. Questa è purtroppo la situazione. Carlo, io ho una visione da questo punto di vista, la voglio condividere con te e con i nostri utenti. Ma questo governo non prende i voti dai professionisti, dalla microimpresa, dalla media impresa, no, prendono i voti dai dipendenti, agli statali, per cui a loro, degli imprenditori, non gliene è fregato niente. Del piccolo artigiano non gli è fregato niente, del professionista non gli è fregato niente, quindi non so se condividi con me questo pensiero, che a loro, dell'impresa che poi paga lo stipendio a loro, che sta lì, se la fanno morire, voglio vedere chi è che gli paga lo stipendio a loro, o chi paga il reddito di cittadinanza. Guarda, io credo che sia ancora più semplice, secondo me, la lettura, diciamo così, dal punto di vista di chi ha votato, perché bisogna andare alle elezioni ovviamente nel 2018 per capire qual è la rappresentanza che oggi abbiamo in Parlamento. Ecco, credo che purtroppo nel senso che da un certo punto di vista è un peccato, mi riferisco ovviamente al fatto che il voto così alto per i 5 Stelle sia stato un voto piuttosto non ponderato, ragionato rispetto a un progetto politico, ma un voto per cui la gente era incazzata, passami il termine, con la politica, ha ragione, perché la politica non era più stata in grado, almeno molti esponenti di altri partiti. Noi come Lega c'è da dire che ci possono attaccare, dire tante cose, ma non che
non siamo coerenti o non siamo persone che le linee che hanno cercano di mantenerle il più chiare e il più definite possibile. Però insomma la gente era piuttosto arrabbiata con la politica e ha dato un voto secondo me non molto ragionato rispetto a un progetto economico. Però adesso quello che salta fuori è che si paga ovviamente il non esistere di una linea politica nei 5 Stelle. Cioè, i 5 Stelle sono una cozzaglia di mille idee diverse, contrastanti, in cui neanche si incontrano, in questi famosi meet-up, in cui non si incontrano nemmeno, non ragionano, poi alla fine non hanno una linea politica. Penso solo, solo a Rousseau, Carlo. Esatto, nel Rousseau, che poi si traduce con quella bellissima frase che diceva sempre Matteo, il governo dei no. Cioè, come fai a fare politica con la gente di no alle infrastrutture, no ai soldi per le imprese, no ai soldi per gli artigiani, no qui, no là. Il reddito di cittadinanza, sì, e anche lì, no. Noi, è monopatti. È monopatti. Allora, come hai un problema con... tutte le direttive, l'automotive, il passaggio all'elettrico, mille problemi, che è ancora troppo costoso, perché si fa presto a ragionare e dire bisogna passare all'elettrico, poi vai a concessionare un'auto elettrica che costa 30.000 euro, no? Allora bisogna anche... parti da Bologna, vai a Roma, ci vuoi farlo a pezzi. Perfetto, quindi anche lì bisogna, se si vuole andare in questa direzione qui, bisogna fare un progetto politico, no? Allora invece, sai cosa facciamo? Un bel bonus per i monopattini, così facciamo vedere che siamo, strizziamo l'occhio agli ecologisti, però in realtà non risolviamo i problemi di questo paese, l'occupazione, e questa è purtroppo la situazione in cui noi ci ritroviamo. E quindi ce lo meritiamo, perché se la gente ha votato, io non sono di quelli che dice la gente sbaglia ad aver votato un partito o un altro. Il voto è libero e democratico. Bravissimo. Quando uno vota sempre, ha sempre ragione. Però è chiaro che secondo me, il mio parere, molto di quel voto è stato un voto ovviamente legato a una rabbia che c'era da parte dei cittadini per una politica che non è in grado di dare delle risposte, ma che credo che molti, e questo lo dicono i sondaggi, quindi lo dico io, molti di quelli che hanno votato di 5 Stelle nel 2018, parliamo di 2 anni fa, non di 10-20 anni fa, ma di 2 anni fa, credo che oggi non lo riderebbe, e credo che i sondaggi da questo punto di vista ci diano pienamente ragione, perché i 5 Stelle sono spariti dal 27-28 che abbiamo preso, oscillano intorno al 15%, e questo li danno, poi bisogna vedere quando sarà il voto, perché noi ci danno sempre più bassi di quello che siamo storicamente, e i 5 Stelle invece vedremo che percentuali avranno le prossime regionali. Tutte le regionali in cui sono andati a voto, anche da noi in Emilia Romagna, percentuali bassissime, addirittura in alcune regioni, insomma, hanno fatto questi patti col Partito Democratico, perché poi in realtà, li abbiamo visti al governo, non sono in grado di avere una linea chiara, sono completamente in balia degli eventi, delle loro discussioni interne, e questo succede quando non c'è, come nel nostro partito, invece, un'analisi politica, una classe dirigente che cresce, si confronta sui temi ed emerge con un programma. Questo nei 5 Stelle, al di là delle chiacchiere, non c'è, e il risultato poi è grande confusione, ma quando tu governi un paese non puoi permetterti di perdere tempo con la confusione, e soprattutto non con le emergenze che noi purtroppo stiamo vivendo. Grazie Carlo. L'ultima battuta la facciamo appunto sul tuo territorio. Aspetta che... Mi senti? Eccoti. Eccomi. Ti chiedevo, l'ultima battuta la facciamo sul territorio, ne parlavi appunto in apertura di diretta, per cui ti chiedo come vedi la ripresa del turismo della tua regione, che so che è argomento importante, perché comunque la Romagna è stata culla di tutti noi adolescenti, per cui ti chiedo come vedi. Beh, anche Forte dei Marmi credo che non sia da meno. Forte dei Marmi credo sia da meno. Ne parleremo il 24 di settembre, Carlo, quando avremo l'assessore della Lega al Turismo. Vedi, ecco, e lì dopo si riparte. No, guarda, la vedo bene, Mirko, nel senso che vedo che tanta gente ha voglia di, come è giusto che sia, in un'ottica, secondo me, anche di solidarietà del turismo italiano, delle nostre imprese, vedo che tanta gente ha voglia di andare in Romagna. Ma è chiaro una cosa, però, che come sempre quello che di buono viene non viene per merito del governo, ma viene per merito dei nostri imprenditori, che si rimboccano le maniche
è che in situazioni disastrose cercano di darsi da fare. Tardi con le risposte questo governo, non ha un sacco di burocrazia, addirittura quei bonus che erano bonus vacanze a carico degli imprenditori, anziché, cioè, robe che non hanno né un senso né in capo né in coda. Il Parlamento europeo di nuovo, il PD e 5 Stelle contro la Bolkestein, che noi abbiamo cercato con una risoluzione di bloccarla una volta per tutte, invece PD e 5 Stelle di nuovo hanno portato avanti il tema della Bolkestein insieme al Parlamento europeo, che è un tema che sta mettendo in grande difficoltà coloro che hanno attività turistiche sulle spiagge, i bagni e tutto il resto. Quindi, come sempre, purtroppo, questo governo ha risposto in ritardo, non ha dato idee. Invece un ragionamento si potrebbe fare sul coordinare i nuovi tipi di turismo anche in Italia, penso al turismo rurale, il turismo enogastronomico, cercare di coordinarli in modo da offrire dei pacchetti interi a chi viene dall'estero, no? Cercare di far conoscere anche l'Italia, perché il nostro paese è bello tutto, no? Cioè, penso, abbiamo il mare in certi territori più belli, in altri meno, ma sicuramente abbiamo una grande offerta turistica in tutta la nostra penisola. Però ci sono anche territori, e voi in Toscana lo sapete meglio di me, che tra cibo, vino, prodotti, chiese piuttosto che musei, ha tantissimo da far vedere. Credo che bisognerebbe ragionare da questo punto di vista. Un governo serio dovrebbe cominciare a proporre dei pacchetti coordinati direttamente all'estero, in modo che si possa anche incentivare quel turismo che oggi è un pochino più in difficoltà. Sicuramente non riempiendo di burocrazia ancora le nostre imprese, o addirittura mettendogli a carico loro la ripartenza di un settore che invece è in grandissima difficoltà e che rappresenta una fetta importante del nostro PIL, invece. Carlo, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato per le bellissime Grazie parole spese. Ringrazio tutti i nostri utenti che come tutte le sere ci seguono. Ringrazio davvero tutti quanti. Ringrazio Manuel che ci ha dedicato 10 minuti del tuo consiglio a voi. Grande comunale. Manuel, Grazie mitico. davvero Carlo, è piacere Grazie a voi. di averti avuto qua in diretta con noi. Vi ricordo l'appuntamento per domani sera alle ore 19. Grazie a voi tutti, grazie Carlo e buona serata a tutti. Grazie mille, grazie a tutti, buonasera.